Buongiorno Simone, benvenuto nel Buongiorno nostro Francesco. caffè. Oggi voglio parlare con te di un argomento difficile, che però credo che valga la pena parlarne, che è il tema dell'antipsichiatria. Provo a inquadrare la mia opinione per confrontarmi poi con la tua. Esiste una antipsichiatria storica ed eroica, che è quella che dagli anni 60 in su, no? Cito un libro che è del 1963, che tutti conoscono per il film da cui è derivato, che è Qualcuno volò sul nido del cuculo, che è un Sì. libro dei primi anni 60, non è che... Quindi l'antipsichiatria è molto antica. In Italia si è manifestata soprattutto negli anni 70 e poi con Basaglia, no? Ha portato alla chiusura dei manicomi. Io la chiamo un'antipsichiatria positiva, nella misura in cui, penso a Basaglia soprattutto, poneva molto l'accento sulla antistoricità, visto che erano arrivati gli psicofarmaci e avevano fatto cambiare il paradigma dell'istituzione manicomiale come cura unica per le malattie mentali. E quindi una antipsichiatria che io definisco molto positiva. Poi però, col passare del tempo, e negli ultimi anni in maniera molto evidente, è venuta fuori una, come dire, un'antipsichiatria di ritorno che in realtà criminalizza la psichiatria che io e te abbiamo fatto, considerandola, come dire, un qualcosa che io dico è più vicina al complottismo che a una osservazione seria della realtà. Tradotto in altre parole, e passandoti poi la parola, nessuno sta santificando gli psichiatri. I psichiatri sono esseri umani, possono fare delle ottime cose o anche sbagliare. Possono essere, come dire, persone indipendenti o persone vendute. Ma questo vale per i giornalisti, per i chirurghi, per i notai, cioè voglio dire, vale per qualunque professione. Cioè esiste l'etica o la non etica, voglio dire. Certo. Però l'antipsichiatria di oggi invece fa tutto un erba un fascio e considera e nega l'esistenza della malattia mentale, cosa che Basaglia non faceva, perché Basaglia non ha mai negato la malattia mentale, sottolineava giustamente che dentro la sua espressività ci stavano problematiche di tipo sociale, problematiche di tipo relazionale, ma Basaglia sapeva usare e usava gli psicofarmaci, quindi non è che avesse dei grossi problemi a questo riguardo, riconoscendone il vantaggio proprio per rompere il paradigma manicomiale, come dicevo all'inizio. Ecco, io volevo chiederti un parere non tanto sull'antipsichiatria storica, ma sull'antipsichiatria di oggi, che, come dire, a volte coinvolge anche gli psichiatri, quasi che si sentissero in colpa di essere psichiatri. Siccome io non mi sono mai sentito in colpa nel fare il mio lavoro, cercando, spero di averlo fatto sempre in scienza e coscienza e con il rispetto, dei pazienti che ho incontrato, ti volevo chiedere il tuo parere. Ne parliamo un po', è un argomento difficile. Dunque, comincerei con un brevissimo riferimento storico che è quello che tu portavi di Basaglia. Basaglia, che era una persona intelligente, a un certo punto non aveva negato la malattia mentale, ma mi ricordo bene che aveva a un certo punto scritto che lui la metteva fra parentesi, cioè sospendeva il giudizio riguardo alla malattia mentale. Non la voleva trattare perché diceva che prima di tutto c'erano altre cose a cui pensare, no? Per aiutare i pazienti e trasformare il paradigma manicomiale e tutto quanto. Quindi questa con questo brillante escamotage, no? Anche se poi, no, veniva accusato di antipsichiatria, eccetera, aveva, no, eliminato e in qualche modo ho messo da parte il problema della malattia mentale e entrava, no, direttamente nel concreto della terapia di quello che era stato fatto, no? Ora, quali sono
probabilmente atteggiamenti riguardanti una polemica nei confronti dei medici o dei terapeuti in generale c'è sempre un po' stata, no? Dai Novax di ultima generazione, insomma, no? A chi preferisce rivolgersi ai cartomanti piuttosto che ad apparizioni che possono in un qualche modo modificare, aiutare il decorso di una patologia, c'è sempre un po' stata. Io credo che tanto più forse una medicina o una specializzazione qualsivoglia è sentita forte, no? Prepotente e invadente, no? E tecnicamente inattaccabile, fa nascere un po' di paura nei confronti della disciplina stessa. No, io ho questa impressione, tanto più si presenta come i successi che ha avuto la medicina negli ultimi 40 anni, direi che non ci sono mai stati, è camminata in maniera spropositata, direi, se confrontata con i secoli passati, no? C'è stata un'accelerazione fortissima, no, del progresso nella medicina in generale, se pensiamo alle tecniche operatorie, ma anche nella psichiatria, cioè c'è un divario pazzesco tra quello che si faceva, no, solo alcuni decenni fa e quello che si può fare ora per aiutare i pazienti. Io credo che questa possa far sorgere un qualche timore, no? Di un condizionamento, di una manipolazione, no? Che è il tema classico che immediatamente sorge di fronte ad una situazione di cambiamento, no? L'adattamento di una persona, diciamolo normale, di un gruppo di persone, di una società, a un evento sentito un po' come catastrofico, fa sorgere sempre una dimensione un po' paranoica, no? O di sospetto, che poi si può coagulare intorno ad una modalità di accusa e di rivendicazione, no? E di condanna che c'è sempre un po' stata di fronte delle case di cambiamenti, chiamiamoli epocali, forse un po' forte, però credo che si possa anche dire, sì, i cambiamenti sociali molto forti che condizionano, no, il rapporto di potere tra chi, no, ha bisogno di aiuto e chi, sì, invece... Ci viene da dire che uno dei cavalli di battaglia dell'antipsichiatria di oggi è il fatto che, siccome è evidente che, ed è vero, che la malattia mentale ha una forte componente collegata con le relazioni, no, col contesto sociale in cui una persona vive, no, e quant'altro, questa cosa sembra, come dire, essere in contrasto, che io non vedo, perché questo è il punto per me fondamentale, sì, con il fatto che, siccome ci sono questi aspetti relazionali e anche di sociali dietro l'espressività di un disturbo mentale, allora il problema è solo lì e non esiste la malattia mentale in sé per sé. No? Il soma non esiste, gli psicofarmaci non si devono dare, gli psicofarmaci sono solo unicamente frutto diciamo della corruzione che le multinazionali del farmaco, che peraltro adesso non fanno più psicofarmaci, quindi non hanno più nessun interesse, perché non è chi non veda che non ci sono nuove molecole, sono 10 anni almeno che non vengono proposti o quasi nuovi farmaci e conseguentemente questo grande interesse da parte delle case farmaceutiche in fondo della psichiatria non ce lo vedo, ma comunque, vabbè,
perché poi è un dato di fatto, visto che loro non hanno mai pensato che una casa farmaceutica sia un benefattore dell'umanità, ma in questo momento non ha grandi interessi nell'ambito psichiatrico, però sono quasi tutti farmaci generici oramai i nostri farmaci, quindi come tali non rendono. Nonostante questo, chi professa idee antipsichiatriche sostiene che in pratica, essendo la malattia mentale, disturbo mentale, un disturbo relazionale, si cura solo con la relazione, niente psicofarmaci. E questo è un nonsense che io non riesco a capire, ma aiuti a capirlo tu. Guarda, per quanto riguarda i big pharma, mi ricordo che De Martis diceva che per avere una molecola nuova devono passare 20 anni. Non so in base a quale, però vedo che anche tu, no? Più o meno accennando al fatto che da 10 anni non ci sono, no? Più farmaci nuovi, no? È un dato di fatto, insomma, no? Credo che prima di arrivare. No, ogni tanto arriva qualche molecola, soprattutto quelle che hanno. C'è stato un periodo in cui venivano proposti antipsicotici che erano risocializzanti, no? Che avevano, diciamo così, un effetto sui sintomi cosiddetti negativi, no? Che però poi di fatto non modificavano assolutamente nulla poco. L'altro aspetto, quello della manipolazione, diciamo così, attraverso farmaci mirando solo ed esclusivamente alla relazione, credo che sia un po' una chimera, nel senso che, per quanto riguarda la mia esperienza, pazienti, no, con gravi aspetti e sentimenti manipolatori, con tratti di sensitività, no, e di paranoia, preferivano avere come terapeuta e rivolgersi a uno psicologo piuttosto che a uno psichiatra, perché sentivano che il potere, evidentemente, immagino, no? Di manipolazione nella loro fantasia di uno psicologo era assolutamente inferiore rispetto a quello di uno psichiatra che, utilizzando dei farmaci, no? Potevano in un qualche modo mobilitare delle trasformazioni fisiche, no? Che condizionavano la vita e l'esistenza di una persona. È un po' lo stesso tema dei vaccini, se vogliamo, in un qualche modo, no? Sì, però Un DNA. vedi Simone, c'è un tema che mi colpisce, vale anche in parte per i Novax, però nel campo della psichiatria è molto evidente, e cioè che in realtà a volte a, come dire, condurre le danze di questa crociata contro gli psicofarmaci, che intendiamoci, vanno dati con competenza e nei modi e nei termini giusti, tengo a precisarlo Sì. sempre, sono psichiatri. Psichiatri. Che sembrano essere affetti da un grave senso di colpa, perché io non riesco a dare altra spiegazione a questa cosa. Cioè, nel senso che in realtà il tema della, come dire, del non uso degli psicofarmaci, che io considero anche a volte una necessità obiettiva, ma non soltanto e non solo per, come dire, l'efficacia, ma anche proprio per un aspetto, come dire, di organizzazione sanitaria, cioè immaginare di mettere in psicoterapia tutto il mondo mi sembra una cosa quantomeno difficile, obiettivamente. Quindi magari essere aiutati nel curare le persone da qualche strumento chimico non è un malaccio dal mio punto di vista, sempre che vengano dati in termini etici e di competenza. Su questo non ci piove, voglio dire. Un farmaco in qualunque branca della medicina, un farmaco dato a capocchia è un errore terapeutico a volte che andrebbe anche sanzionato dal punto di vista, come dire, legale, ecco, non so come dire, ecco. Però detto questo, l'idea, secondo te, come mai ci sono tanti,
non tanti, ma un po' di psichiatri che sostengono queste teorie negazioniste dell'uso degli psicofarmaci. Guarda, ho conosciuto farmacologi che hanno fatto farmacologia per fare in modo di costruire teorie e progetti per non utilizzare i farmaci, in senso generale, no? Quindi questo aspetto, no? Di una sorta di, come dire, terrore. Per un certo tipo di agire sanitario, che si trasforma, no, in diventare degli intrusi, tra virgolette, all'interno di una specialità per fare in modo di boicottarla, mi sembra che sia in qualche modo, io ho conosciuto, no, questo modo di procedere. Che è effettivamente presente anche in altre specialità, no? E questo mi è sembrato assolutamente una cosa un po' bizzarra, no? Per gli psichiatri, in fondo, quella dell'antipsichiatria, così come l'hai descritta, credo che sia un modo legato a una eccessiva identificazione, no? Con il paziente, confusione più che identificazione, confusione con il paziente e con il suo timore di essere avvicinato, no? Io avevo scritto anni fa, avvicinare gli inavvicinabili, perché i psicologi sono, no, persone, e avevo un po' suggerito in quel lavoro come un avvicinamento non diretto, ma indiretto, cioè attraverso, ad esempio, la cura di una patologia somatica di un paziente psicotico, potesse, no, consentire una maggiore possibilità di non solo avvicinarlo, ma di curarlo, no? Curare il corpo per avvicinare anche negli aspetti relazionali può essere una via un po' traversa, no? Ma che mi ha consentito spesso di avere poi delle relazioni, non diciamo così, di adesione alle cure psicofarmacologiche eccezionali, però perlomeno, no, di possibilità di avvicinarsi ad una persona, no? Anche sofferente psichicamente. Quindi il problema, a me pare, sia quello di sentire, no, i farmaci, che io ritengo assolutamente indispensabili in alcune condizioni e assolutamente condannabili eticamente se non vengono dati. Perché ci sono delle condizioni di acuzie o non acuzie, ma comunque che si avvicinano ad una impossibilità di avere una relazione con un paziente in cui il farmaco consente non solo di avvicinare questi pazienti e poterli curare anche con la parola, no? Perché attenuano l'intensità delle emozioni che scatenano evidentemente una reazione anche neurotransmittoriale molto forte, che non può essere certo curata con la parola. Ed eliminare anche la possibilità che questi stati di acuzie peggiorino l'evoluzione di una patologia, perché c'è anche questo aspetto che deve essere assolutamente considerato ed eticamente condannato alla non prescrizione, no, di farmaci in situazioni che possono poi peggiorare l'evoluzione di una patologia. Quindi direi che i farmaci ci sono di grande aiuto e sono di grande aiuto, ma questo viene considerato anche dagli psicanalisti come cosa assolutamente indispensabile, perché tanto più si allarga il trattamento psicanalitico di persone anche gravi, tanto più è necessario che queste possano essere anche curate da un punto di vista farmacologico. Assolutamente. Non viene. Assolutamente. Vedi,
Io credo che, concludendo, si potrebbe dire che io non credo che esista una psichiatria di potere, un'antipsichiatria iperdemocratica. Io credo che esista soltanto una psichiatria per bene. Ecco, il concetto di psichiatria per bene credo che dovrebbe essere rivendicato da tutti, operatori e pazienti. E per psichiatria per bene si intende una psichiatria che sappia fare il suo mestiere, quindi non commetta errori eventuali terapeutici, che conosca però gli strumenti che possiede e li maneggi al meglio, senza ideologie di nessun tipo. Perché Certo. qualunque ideologia negazionista è in qualche maniera un riduzionismo che non fa bene alla psichiatria, non fa bene soprattutto agli utenti, che sono la parte debole di questa catena e Certo. che possono essere influenzati in maniera molto negativa da idee negazioniste o complottiste, che però si diffondono e purtroppo in questo mondo dominato da internet si diffondono Certo. molto più che in Più passato. facilmente, certo. E questo è un problema, perché un conto è avere, come sta succedendo, ed è positivo, dei pazienti che si sono informati e conoscono certe cose che prima non conoscevano, riguardo le terapie o anche riguardo i farmaci. E questo va benissimo, è un confronto secondo me positivo. Ma da questo alla negazione dei farmaci ce ne passa. E Ce ne passa, ribadisco, sì. il nostro obiettivo è fare della psichiatria per bene, che è un concetto come di etico, perché di etica stiamo parlando e credo che con l'etica noi possiamo ottenere dei risultati avendo ovviamente alle spalle una competenza. La psichiatria per bene è eticamente valida, ma bisogna saperla anche fare. Non trovi? Certo, senz'altro sono d'accordo, credo che l'etica in ogni professione sia assolutamente indispensabile, insomma, no? Non è sufficiente, no? È necessaria e non sufficiente, no? Però, voglio dire, è necessaria, perché altrimenti ci si trova poi nei guai, che Assolutamente. possono essere di vario tipo, insomma, no? I più diversi. Assolutamente. Dai, grazie di questa chiacchierata. Alla Grazie prossima. Ciao. a te. Ciao.